La prima volta che ho sentito nominare questa dieta ero insicuro se fosse un cocktail estivo, una spiaggia della California oppure se stavo nella situazione di incontrare una mega bufala che girava. Il nome è talmente esotico che non ci credevo assolutamente. Invece esiste e non è un cocktail. Oggi parliamo della dieta South Beach. Ciao a tutti e bentornati su Health Me Food. Oggi ritorniamo sull'argomento delle diete. Come ben capite è un argomento che mi interessa moltissimo perché la maggior parte delle diete promettono tantissimo in termini di dimagrimento, benefici per la salute, Fantastici 4, Superman e Batman, ma poi bisogna vedere se sono buone solo a parole. Oggi prendiamo in esame la dieta South Beach. Come scherzavo nella introduzione, la prima volta pensavo sinceramente che non esistesse assolutamente, tipo Godot. Dicevo fra me e me, ma chi è che dà a una dieta un nome come questo? Beh, la persona esiste, non è Godot però. In realtà si chiama Arthur Haxton, che tra l'altro non è neanche l'ultimo dei fessi. Infatti è un medico cardiologo di un certo spessore. Molti dei suoi studi scientifici in ambito cardiologico hanno portato alla creazione della Haxton Score, che è una tipologia di TAC coronarica che serve appunto a individuare le malattie a livello delle coronarie. Con questo regime alimentare infatti lo scopo principale era quello di venire incontro alle esigenze di salute e per cui la dieta non nasce di per sé come dimagrante, ma direi come un piano alimentare da seguire per diseducare le persone a mangiare cibi scarsamente salutari e portarli invece ad orientarsi verso un'alimentazione molto ma molto più sana al fine di evitare appunto le malattie cardiovascolari. Diviene in uso come dieta dimagrante invece in battuta successiva. Logicamente, orientandosi verso un'alimentazione più sana, la perdita di peso è una conseguenza naturale della cosa, come tra l'altro vi ho detto in molti dei miei video precedenti. Ma in realtà in cosa consiste la dieta South Beach? Quali sono le metodologie per seguirla? E su quali principi si basa? Bene, prima di tutto cerchiamo di capire su cosa si basa e poi vediamo quali sono le tre fasi per portarla a compimento, perché appunto sono tre fasi. Il concetto fondamentale è l'indice glicemico. In pratica, l'utilizzo di alimenti a basso indice glicemico in modo da non scatenare dei picchi insulinici e per cui mantenere le concentrazioni di glucosio stabili all'interno del sangue. Questo si ottiene mediante l'eliminazione di quei carboidrati che hanno appunto un alto indice glicemico, come pane bianco, pasta bianca, farine raffinate, zucchero aggiunto, patate, per cui favorisce l'utilizzo dei cereali integrali o delle farine integrali. Inoltre si concentra sull'utilizzo di grassi insaturi, i cosiddetti grassi buoni, mentre da eliminare sono completamente i cosiddetti grassi trans e quelli saturi, che sono i cattivoni della specie, della specie lipidica. La dieta ha come terzo pilone portante il fatto che i pasti devono essere almeno 5 al giorno, 3 pasti principali e 2 spuntini in tutte le tre fasi della dieta. Infatti, come dicevo prima, il metodo si divide in tre fasi diverse. La fase iniziale, che è quella di startup. Questa qui dura 2 settimane. In questa prima fase i carboidrati sono quasi inesistenti e quelli presenti vengono prevalentemente dalle verdure. Non sono neanche ammessi frutta o cereali integrali. Non ci sono altre limitazioni a questo. Il motivo, secondo l'autore, è quello di avere un dimagrimento molto più veloce e soprattutto, parte più importante, disintossicarsi dalla eccessiva necessità di carboidrati. Per cui, a parte questa grossa regola iniziale, la prima fase non ha altre limitazioni. Sono assolutamente indicati alimenti ricchi di fibre, carni magre, pesce, crostacei e pollami privati della loro pelle. Per i vegetariani ovviamente le proteine possono essere ricavate da altre fonti vegetali, come tofu, soia, legumi o uova. Inoltre frutta secca, semi oleosi, olio extravergine d'oliva e avocado sono quelle indicate come fonti di grassi sani. In questa prima fase il dimagrimento sarà evidente soprattutto nelle persone in forte sovrappeso. Nella seconda fase invece si cerca di portare il corpo ad una fase più stabile che serve appunto a raggiungere l'obiettivo di peso che ci si è prefissati. Questo avviene sempre utilizzando alimenti consumati nella prima fase, ma qui, in maniera molto graduale, si possono cominciare a reintegrare le fonti di carboidrati considerati di alta qualità. E con questo, come dicevo prima, si intendono i cereali integrali, la frutta, le patate dolci, i legumi. La fase 2, come potete intuire, è molto variabile in termini di lunghezza, in quanto finirà nel momento in cui abbiate raggiunto il vostro peso desiderato, per cui potrebbe avere una durata che va da pochi mesi a anni. Poi si entra nella fase finale di questa dieta, la terza fase. Nella terza fase, in pratica, si applica lo stile alimentare praticato nella fase 2, ma come un vero e proprio stile di vita, da fare ogni giorno.
In questa fase ci si è concessi di avere qualche eccezione di tanto in tanto, in quanto l'organismo, secondo Angston, si sarà disintossicato dall'eccessiva necessità di cereali raffinati e zuccheri vari. Anche se viene sconsigliato, si possono alcune volte saltare gli spuntini, però adeguando l'apporto calorico dei pasti principali in maniera tale da non creare un deficit energetico troppo importante all'interno della dieta e per cui fare più danni che altro. Seguendo questi consigli, durante le tre fasi si ottengono due risultati importanti. Prima di tutto si perde notevolmente peso, in quanto si eliminano completamente tutti quei alimenti come bevande zuccherate, succhi di frutta, farine raffinate che tendono a creare picchi glicemici e per cui a scatenare la fame dopo pochissimo tempo. Inoltre, eliminando completamente alcune tipologie di grassi si riduce tantissimo la possibilità di sviluppare delle malattie del sistema cardiocircolatorio, tenendo le arterie molto più pulite. Non so se avete sentito parlare della dieta chetogenica e di quella Atkins. Se lo avete fatto, noterete che hanno molte cose in comune con la South Beach. Infatti, anche queste diete sono state create per affrontare alcune patologie particolari, prediligendo alcuni tipi di alimenti a discapito di altri. Se non le conoscete, non preoccupatevene perché ne parleremo sicuramente in video futuri. Una delle pecche sicuramente è questa, o perlomeno per la visione italiana dell'alimentazione, dove si pensa che non ci si debba mai orientare a prediligere un gruppo di alimenti rispetto a un altro, ma bisogna invece focalizzarsi tantissimo su una varietà, possibilmente ampia, di alimenti, in modo da ottenere un apporto nutritivo molto completo, lavorando invece sull'apporto calorico. Al contrario, negli Stati Uniti invece questa è molto ma molto consigliata proprio per le varie problematiche derivate dall'obesità, il diabete, il colesterolo e patologie coronariche dovute a una pessima alimentazione della popolazione in generale. Alcuni sostengono che durante la fase iniziale, dove il corpo tende a utilizzare solo le scorte di grassi e proteine per la produzione di energia, invece dell'utilizzo dei carboidrati, come si dovrebbe fare normalmente, possono formarsi dei elementi tossici azotati, dannosi per il nostro organismo. Questo in realtà potrebbe anche essere vero, ma data la durata di solo 2 settimane, che è talmente breve, io non mi soffermerei molto su questo aspetto della dieta South Beach. Mi sembra in realtà una dieta abbastanza equilibrata, se facciamo eccezione appunto per la prima fase. Personalmente ho solo dei dubbi. Il primo, un po' essendo italiano, è che anche io prediligo un'alimentazione più varia invece di eliminare qualche alimento o concentrarmi prevalentemente su altri. Ma questo, come dicevo prima, è prettamente un mio giudizio personale, in quanto la dieta South Beach non è assolutamente restrittiva, né la considero eccessivamente squilibrata. Il secondo dubbio che ho è invece che si concentra molto su alcune tipologie di patologie, ignorandole altre in maniera completa. Mentre personalmente credo che l'alimentazione debba preoccuparsi di essere il primo bastione per la prevenzione di tutte le patologie possibili. Altra cosa fondamentale che dimenticavo di dirvi prima è che durante la dieta South Beach è sempre consigliato di bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Idratarsi sempre, anche perché nella prima fase la perdita di peso corporeo sarà in buona parte determinata da perdita di liquidi. Da ricordare, come consiglia Angston, è che se si dovesse ritornare alle cattive abitudini alimentari, beh, in quel caso bisognerà ritornare a fare la dieta South Beach iniziando dalla fase 1 per poter rientrare appieno al regime nella fase successiva. Per cui, per riassumere, vi metto qui alla mia destra e alla mia sinistra i vantaggi e gli svantaggi della dieta South Beach, così magari in modo più schematico possiamo vederli assieme. Per cui i vantaggi sono: 1. Separazione dei grassi buoni da quelli cattivi. 2. Separazione dei carboidrati buoni da quelli cattivi. 3. Non è necessario pesare le porzioni, ma bisogna solo considerare l'indice glicemico degli alimenti che stiamo mangiando. 4. Non crea assolutamente picchi insulinici. 5. Si contano almeno 5 pasti al giorno per mantenere la sensazione di fame a bada. 6. Dà un dimagrimento iniziale molto ma molto importante. 7. Non elimina nessuna tipologia di gruppo alimentare, ma si concentra solo sulle fonti buone, se facciamo eccezione per la fase 1. Per gli svantaggi invece abbiamo: 1. La prima fase elimina completamente i carboidrati, e questo per molti potrebbe essere una difficoltà o una bella batosta se siete come me. 2. Nelle prime settimane risulta essere iperproteica, per cui potrebbe affaticare il sistema epatico. 3. Sempre nella prima fase, a causa del dimagrimento eccessivo, ci si trova in una fase sbilanciata in termini nutrizionali. 4. È sicuramente controindicata su alcuni soggetti un po' più deboli, come ad esempio le donne in gravidanza, i bambini o i pazienti con delle patologie particolari come l'uricemia, il diabete o i problemi renali. Bene, anche per oggi la mia ve l'ho detta sulla dieta South Beach. E voi cosa ne pensate della dieta South Beach?
Pensate che ne valga la pena di provarla o andate a bervi un Long Island Iced Tea perché tanto hanno un nome simile? Oppure la cosa vi ha interessato veramente? Avete mai provato in passato a seguirla? E se l'avete fatto, che risultati avete ottenuto? Oppure la state valutando proprio in questo momento, dopo questo video? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Lascio a voi il giudizio finale, io il mio ve l'ho dato. Come sempre, se ci sono argomenti che vogliate che io tratti sul canale, fatemi sapere tranquillamente lasciandomi un commento qui sotto e risponderò a tutti. Oppure potete anche chiedermelo via email invitandomi appunto un'email al mio indirizzo info@ethmefood.com. Come sempre vi ricordo che tutti i miei video sono anche disponibili solo come audio podcast su iTunes, Spreaker e Spotify, in modo da farvi ascoltare tutti i miei contenuti anche attraverso l'uso del solo audio, così potete sentirli mentre fate dell'altro. Vi ricordo che potete seguirmi anche su tutti i social networks, sono presente su Facebook, Instagram e anche su Twitter. Aiutatemi a diffondere il mio messaggio salutista condividendo questi video o questi audio podcast sui social network. E magari, se siete qui su YouTube, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, oppure un commento se volete saperne di più sull'argomento. Se poi non volete perdervi anche i miei video successivi, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella delle notifiche. Userete solo un secondo della vostra vita e farete anche crescere il mio canale in questo modo su qui su YouTube. Per scoprire chi io sia e di cosa mi occupi, potete sempre visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. Bene, anche per oggi vi lascio andare. Mi è rimasto solo la cosa più importante da dirvi, che è eat well, live well and smile. E ci vediamo la prossima volta. Ciao!